Presidente Dolce, oggi la notizia che avete comunicato voi con una nota che riguarda proprio la chiusura, a quanto pare, del tennis club che avverrà lunedì dopo il sopralluogo dell'amministrazione, una chiusura paventata dal fatto che è scaduto il bando per il comodato d'uso. Ma il bando è scaduto a marzo, come mai ci stiamo accorgendo adesso? Perché ce lo state comunicando adesso che il tennis chiude? Intanto è una comunicazione che proviene evidentemente dall'amministrazione, che proprio nella giornata di ieri ha trasmesso una nota al tennis club con la quale comunica che appunto la proroga sarebbe scaduta il 30 di giugno e che il 2 di luglio verrà effettuato un sopralluogo per la riconsegna dei luoghi, diciamo, la verifica dello stato dei luoghi e la riconsegna di fatto della struttura. Quello che ci chiediamo come commissione, insieme ai colleghi Bruzzaniti, Maira, Del Popolo e Gruttadauria, è il motivo per il quale l'amministrazione, pur sapendo benissimo che il 30 di giugno sarebbe scaduta la proroga per l'affidamento della struttura, non abbia provveduto per tempo alla predisposizione di un bando per affidare il tennis club. L'amministrazione si accorge solo oggi che il 30 di giugno scadeva l'affidamento dell'impianto. È una cosa assolutamente non credibile. Avrebbe potuto provvedere per tempo. Purtroppo le conseguenze, se non riusciranno a porre rimedio in tempi brevissimi, saranno veramente nefaste. La chiusura del tennis club, comporta, evidentemente disagi per, i quasi 150 soci. Comporta disagi gravissimi per i tre dipendenti che in questo momento lavorano all'interno della stessa struttura e evidentemente la chiusura di un piccolo gioiellino con la conseguente mancata manutenzione e custodia dell'impianto farà sì sicuramente che la struttura andrà incontro a un deterioramento che è nelle cose. L'assessore Campione dice che vuole vederci chiaro rispetto al prossimo bando, alla stipula del prossimo bando. Tutti noi, tutta la città vuole vedere chiaro quando si parla di atti amministrativi. Quello che ci si chiede oggi è perché l'assessore Campione, anziché pensarci nel momento in cui è scaduto l'affidamento, non ci abbia pensato a marzo, a febbraio, lo scorso anno. Non si può pensare a porre rimedio o a fare chiarezza nel momento in cui gli affidamenti scadono. Ci si pensa per tempo se si sa fare programmazione. Il problema di fondo è quello, l'amministrazione non sa programmare.